Sono dei passi in avanti che si fanno ogni giorno. Questo passo io tenevo moltissimo sin dall'inizio, infatti c'è la mia firma sotto a questa ordinanza in attesa di un regolamento del Consiglio Comunale. Noi liberiamo le strade devono essere riempite. Gli artisti di strada sono una risorsa del paese, della città ed è cultura. Cultura è tanto il San Carlo quanto gli artisti di strada. Quindi bene, questa è la direzione giusta anche per dare una mano ai commercianti che insieme a noi possono rendere sempre più viva la città in tutti gli angoli, in tutti i vicoli, in tutte le piazze, in modo che le persone vanno in strada e insieme alla cultura magari fanno anche acquisti, quindi anche l'economia si rimette in moto. Quindi possono anche, insomma, una risposta a queste alle polemiche della strategia di questi giorni, sempre dei commercianti? Le polemiche quando sono costruttive sono utili, quando si fanno provvedimenti importanti, quando si mette in atto una rivoluzione. È normale che ci siano dei momenti di sbandamento e anche di critica, mi meraviglierei del contrario. Quindi bene, alcune critiche sono costruttive, le abbiamo anche accolte. Poi c'è anche chi si mette di traverso, c'è anche chi non vuole che la città cresca, chi si mette di traverso rimarrà sempre di traverso.